Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Manuteto. Oggi vi mostrerò come inserire delle immagini dal vostro PC al mondo Minecraft. Siamo adesso nella mia casa a forma di cubo, quindi parliamo di immagini personali o immagini scaricate da internet. Le andremo ad inserire nel nostro mondo. Possiamo realizzare dei quadri in questo modo o fare semplicemente degli scherzi ai nostri amici. Allora, andiamo a vedere come fare. Allora, prima di tutto ci servono delle mappe vuote. Come si può avere una mappa vuota? Bussola e carta intorno. E adesso ne faccio tre, giusto per farvi vedere. Sono pieno, inventario pieno. Buttiamo qualcosa, buttiamo questi semi per il momento. No, abbiamo buttato i fogli, no? Vabbè, li prenderemo dopo. Allora, quindi, come vi dicevo, possiamo creare dei quadri. Anche perché vorrei togliere questi nasi a patata proprio sul mio letto, perché svegliarsi la mattina non è un bel vedere. Allora ragazzi, non useremo delle mod, infatti questo è un semplicissimo trucco. Allora, per prima cosa, le mappe che abbiamo creato le dobbiamo trasformare da mappa vuota a mappa del nostro mondo. Come si fa? Mappa alla mano e tasto destro. Lo facciamo con tutte e tre. E dobbiamo andare a vedere l'ID delle nostre mappe. Nel mio caso, visto che è la prima mappa in questo mondo, abbiamo ID 0, ID 1 e ID 2. Adesso dobbiamo utilizzare un sito esterno, quindi spostiamoci sul browser. Il sito che utilizzeremo è questo qua. Naturalmente vi metterò il link in descrizione. Intanto ho già preparato due immagini da trasportare nel nostro mondo Minecraft. Andiamo qui in scegli il file, andiamo a selezionare la prima immagine, ne faremo una di un solo blocco e l'altra invece utilizzeremo due blocchi. Questa è la nostra immagine, come vedete in alto ci permetterà di scegliere quanti blocchi utilizzare, sia in orizzontale che in verticale. In questo caso ne faremo uno ed uno. Qui ci farà vedere l'anteprima. Dobbiamo però aggiustare i colori. Ok. Qui in alto dobbiamo selezionare il numero della nostra mappa, che come abbiamo visto era proprio 0. Quindi andiamo a creare il file. Una volta creato lo andiamo a scaricare. La prima mappa è pronta, però a questo punto mi preparo anche l'altra. E poi le andremo a copiare tutte e due nel nostro mondo Minecraft. Allora ritorniamo al primo passaggio, andiamo a scegliere l'altra immagine. Questa volta è la mia skin e proverò ad utilizzare due blocchi in verticale. Qui ci fa vedere anche l'anteprima, primo blocco, secondo blocco. Andiamo sempre ad aggiustare i colori. In questo caso dobbiamo partire dalla mappa numero 1. Facciamo sempre crea file. E poi andiamo a scaricare le mappe. In questo caso sarà un file compresso con due valori, mappa 1 e mappa 2. Adesso dobbiamo andarle a copiare tutte nella cartella del nostro mondo. Come facciamo? Allora, un attimo che le copiamo tutte insieme. Mappa 0, mappa 1 e mappa 2, copia. Poi andiamo in esegui. % appdata %, la solita cartella dove sono i file in Minecraft, quindi punto Minecraft, save. Nella cartella del nostro mondo ed infine nella cartella data, dove troveremo le mappe che abbiamo già generato e le andremo a sovrascrivere con queste nuove. Tasto destro, incolla. Ci chiederà di sovrascriverle, naturalmente facciamo sì, sostituisci file nella destinazione. E il gioco è fatto ragazzi, adesso dobbiamo ritornare nel nostro mondo Minecraft. Eccoci qui in Minecraft, di nuovo nel nostro cubo. Andiamo a vedere le mappe.
E come vedete sono quelle personalizzate. Andiamo anche a piazzarle. Allora le mettiamo in alcune cornici, togliamo il cubo e mettiamo la prima immagine. Possiamo fare lo stesso naturalmente con l'altra. Andiamo a prendere sempre una cornice, non ne ho, li dobbiamo per forza smontare. Ehi, non ho spazio, non ho spazio, non ho spazio. Buttiamo tutto, buttiamo anche questa. Ok, abbiamo preso le cornici e proviamo l'altra mappa. Parte di sotto. No. Però così. Così non è male. E parte di sopra. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio. Vi ricordo like a questo video, iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.